Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Inizio settimana e ben trovati su Extra Time. Quarta vittoria in 5 gare giocate per l'Elicata, che nella gestione romano non ha ancora perso. Al Dino Liotto è arrivata una vittoria contro il Savoia al termine di una gara al Cardiopalma che ha certamente entusiasmato gli sportivi locali. È finita 2-1 con l'Elicata avanti di 2 reti e il Savoia che è riuscito prima ad accorciare distanza e poi ha cercato in tutti i modi di violare la porta difesa dal portiere Valenti, che con alcune pregevoli parate è riuscito a salvare la sua porta e il risultato. Dunque vittoria per il Licata e classifica che sempre sorride sempre di più ai gialloblu, che adesso sono attestati al centro della graduatoria in una posizione moderatamente tranquilla. E dicevamo di questo Licata che sotto una pioggia battente è riuscito a battere il Savoia. In rete Roberto Pasca su calcio di rigore, per lui 3 gol in 2 gare, finalmente il bomber gialloblu si è sbloccato e poi la rete del 2-0 del solito Nazareno Scopelliti. Andiamo a vedere i risultati della 12ª giornata del campionato di Serie D nella grafica. Siamo da Cavese-Messina con la vittoria del Messina sul campo di Cava dei Tirreni. Città di Messina-Ribera, i Crispini vincono al Celeste 1-0 e portano a 7 i risultati utili consecutivi. Era la prima volta che il Messina perde in casa, dove fino a quel momento aveva confezionato 5 vittorie su 5 gare giocate. Comprensorio Montalto-Agropoli 0-0, Comprensorio Normanno noto 2-0, vince la capolista noto 0-0, vince la capolista Gelbison in casa contro il Ragusa 2-1, Licata Savoia 2-1, Palazzolo Acireale 2-0, si riprendono i gialloverdi siracusani con la seconda vittoria consecutiva, mentre l'Acireale scivola sempre più giù in graduatoria. Sambiase Cosenza nell'anticipo di sabato, spettacolare 4-3 in favore della squadra del Cosenza. Vibonese Nissa 2-1. La classifica vede in testa la Gelbison con 27 punti, seguito dalla CR Messina 26, Cosenza 25, Comprensorio Montalto 21, scivola a 20 punti Città di Messina, che viene raggiunto proprio dal Ribera a 20 punti, Savoia e Comprensorio Normanno 19 punti, Ragusa 18, Agropoli e Licata 16 punti, 14 punti per la Vibonese, 13 punti la Cavese, Sambiase e Palazzolo 11 punti, Acireale 8, Nissa 4, chiude il noto con 2 punti. E andiamo a vedere questa gara densa di emozioni sotto la pioggia battente alla Dino Liotta. Licata batte Savoia 2-1. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Emozione a raffica nella 12ª giornata di Serie D, che ha visto Licata e Savoia battersi per 90 passaminuti regalando agli appassionati sugli spalti una partita al Cardiopalma. Alla fine ad uscire vincitore la truppa di Pippetto Romano, che conquista il quinto risultato utile consecutivo, quarta vittoria in 5 gare. Gli oplontini di mister Amura scendono sul green del Diotta con Locisano, Palonetto, Guarro, Fontanarosa, Esposito, Falanga, Savarese, Nasto, Perretta, Rima, Iannello. Pippetto Romano si affida agli stessi 11 di 7 giorni fa, eccezione fatta per Montella, che prende il posto di Semprevivo in mezzo alla difesa. Novità tattica quindi per mister Romano. Primi 10 minuti a ritmi lenti, dove le due squadre si studiano, all'11esimo è il Licata per prima a sfiorare il vantaggio. Ricco Buonocalibro, un lancio perfetto per Pasca che batte a rete, ma Locisano compie il primo miracolo della partita. Sul susseguirsi dell'azione Ricco Buono riconquista palla, ma poi nulla di fatto.
Passano due minuti e i gialloblu trovano il vantaggio. Ricco Bono, sempre lui, sguscia due avversari ed appena entrato in area viene abbattuto da Esposito che sbaglia il tempo d'entrata. Rigore netto di cui si incarica Roberto Pasco che di sinistro trafigge l'Occisano che intuisce ma la traiettoria della palla non riesce a evitare il gol. Terzo gol in due partite per il ritrovato Bomber. Il Savoia non ci sta e si butta subito in avanti alla ricerca del pareggio. Al quindicesimo viene annullata a Guarro la rete del momentaneo pareggio per sospetto fuorigioco al momento del tiro di Fontanarosa. Al diciottesimo, Tegolo in casa Licata con Ricco Bono costretto a lasciare il campo in seguito ad una contusione alla spalla rimediata in occasione del calcio di rigore guadagnato pochi minuti prima. Lo sostituisce sempre vivo che va a far coppia con Armeno in difesa. Montella si sposta a terzine, Scopelliti fa il vice Ricco Bono. Al 28esimo, altro episodio dubbio in aria. Scopelliti vince un rimpallo e punta verso la porta. Serve Pasca che viene forse atterrato da Fontanarosa, ma Rognoni di arco riva lascia correre. Minuto 31, punizione della media distanza per il Savoia, battuta da Iannello. Valenti smanaccia e viene atterrato fallosamente. Al 38esimo il Licata suona la carica, Zarbo converge dalla sinistra, la mette in mezzo ma la difesa spazza malamente, recupera il pallone e fa partire una bordata che mette i brividi all'Occisano, abile ad alzare sopra la traversa. Nel susseguente calcio d'angolo sempre vivo svetta di testa tutto solo a centro aria, ma l'Occisano compie un altro miracolo e sulla ribattuta è ancora lui ad avere la meglio, sempre su sempre vivo. Il Savoia riparte subito in contropiede ma prima Armenio è abile a fermare il nuovo entrato Manfrelotti che servito da Rima era pronto a battere a rete, poi la difesa spazza via definitivamente. I biancoscudati spingono ancora e vanno vicinissimi al pareggio sul finire del primo tempo con Rabbenike, evitato sempre vivo, fa partire un diagonale che si spegne al lato, davvero di pochissimo. Su questa azione si chiude il primo tempo. Nella ripresa gli oplontini sono i primi a rendersi pericolosi, dapprima con Rabbeni di testa, poi con un tiro cross di Guarro che attraversa pericolosamente tutta l'area piccola. Il Licata risponde con Manfre che lanciato a rete da Vitale si trova in fuorigioco di un niente. Nel miglior momento ospite arriva il raddoppio Licata. Grillo lancia in avanti un pallone con Manfre che spizzica di testa in profondità per Scopelliti che salta un uomo in velocità e trafigge l'Occisano per il suo secondo sigillo stagionale dopo il gol vittoria di Lamezia Terme. Il Savoia non si sente per niente sconfitto e si butta ancora una volta in avanti trovando il gol che accorcia le distanze con Rima lesto ad anticipare Valenti su cross di Savarese e insaccare il 2-1 Plontino. Al minuto 70, prodigioso intervento di Valetti che in uscita scongiura il pareggio ospite con Palonetto che si era trovato a tu per tu, pronto a ribadire in rete un cross dalla destra di Rima dopo un perfetto stop. La risposta delicata non si fa attendere ed è vitale ad andare vicino alla terza rete con un'azione personale che lo pone dinanzi all'Occisano, ma calcia clamorosamente al lato dopo aver corso 60 metri di campo. Passano tre minuti e il Savoia ha nuovamente la palla del pareggio, ma Savarese colpisce debolmente di testa e Valenti in due tempi blocca la palla, quasi sulla linea di porta. Savoia ancora alla ricerca del pareggio, con Fontanarosa che è in corno di testa, ma Valenti vola sulla sua sinistra e dice ancora no, mandando in angolo. Gli ultimi minuti trascorrono senza nessun sussulto e così Licata di Pippetto Romano brinda al quarto successo su 5 gare, arrivando a quota 16 punti in classifica. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. Due umori opposti, chiaramente due tecnici negli spogliatoi al termine della gara, è soddisfatto Romano, non può non esserlo visto i continui risultati positivi che la sua squadra sta conquistando, mentre chiaramente non lo era mister Amura e in casa Savoia le acque sono veramente torbide per una squadra che era partita con le velleità da primato e che invece non riesce a ingranare la marcia giusta per poter scalare posizioni in classifica. Vediamo. La chiave di lettura della gara? Dal mio punto di vista credo che noi abbiamo fatto qualcosina in più rispetto a Licata e nulla da togliere a loro, ma secondo me il pareggio ci voleva stare tranquillamente. Loro sono riusciti a sfruttare quelle poche palle gol che hanno avuto a disposizione, specialmente l'ultima, quella di Scopelliti, che si è riuscita ad infilare in mezzo ad Esposito e Guarro. Però credo che poi abbiamo tenuto benissimo il campo e credo che la pressione negli ultimi 35 minuti
è stata notevole. Faccio i complimenti alla mia squadra e faccio i complimenti all'Icaro, perché comunque è una squadra ben organizzata, ha lasciato poco spazio a noi e poi purtroppo il risultato lo prendiamo e andiamo avanti. Lei ha sacrificato Catalani e Rabbeni prima della gara. Sì, no, volevo cambiare qualcosina. Comunque Catalani è un ragazzo che gioca dall'anno scorso nel Savoia, un ragazzo che fino ad oggi ha fatto tutte le partite, forse era uno di quelli che domenica era un pochettino più stanco, ma questo non vuol dire che non aveva la condizione. Ho preferito il ragazzo, l'altro ragazzo, il Falanga, perché mi dava più sicurezza in fase di non possesso, perché è un ragazzo che ha qualità tecnica e qualità a livello fisico, parliamo di velocità, che sapevo che loro comunque era una squadra che attaccava benissimo la profondità e nel caso in cui dovesse scappare qualcuno lui era quello che andava a prendere l'avversario. Poi per quanto riguarda Rabbeni, vabbè, sono scelte tattiche, tecniche, cioè, va bene così. L'assenza di Girardi e Coronato, hanno pesato? Ma a me non mi va di parlare degli assenti, pure perché sennò farei un torto a quelli che hanno giocato, pure perché comunque chi ha giocato ha dato il massimo e questo per me è molto importante. Mister, sembrava di rivedere la gara con la Sì, in effetti è stata quasi una fotocopia la partita di domenica scorsa. Due volte in vantaggio, possibilità di chiuderla. No, due volte in vantaggio, subito prendere il gol del 2-1, possibilità di chiuderla 3-1 e sofferenza fino alla fine. Però credo che la squadra oggi è stata sempre in partita, è stata sempre concentrata, voleva questa vittoria, la difesa con qualsiasi mezzo e alla fine ci è riuscita. Un plauso ai ragazzi perché hanno lavorato bene in settimana e oggi hanno disputato sotto il profilo della compattezza, della voglia, una grande partita. Hai sacrificato sempre vivo per Sì, ma Marco in settimana, domenica scorsa, ha avuto un problema al ginocchio e in settimana si è allenato stringendo i denti, lo vedevo che era un po' in fatica e allora ho messo Montella centrale e Scopelliti a destra, però poi abbiamo perso l'uomo che davanti in questo momento ci dà la qualità, ci dà la superiorità numerica, che è Ricco Bono, e ho dovuto cambiare spostando Montella a destra, sempre vivo centrale, Scopelliti più alto, che poi durante la gara poi ci siamo messi a 5 dietro cercando di difenderci bene, perché loro si sono messi in 4 davanti a spizzare palle, buttavano la palla davanti e ci creavano qualche pericolosità. L'assenza di Ricco Bono? L'assenza di Ricco Bono ha determinato un po' quello che era la partita, nel senso che noi cerchiamo sempre lui e cerchiamo di sfruttare quello che è la sua qualità, la superiorità numerica, il guizzo, e noi oggi credo che se riuscivamo a ripartire bene in più di un'occasione avendo Ricco Bono probabilmente potevamo fare male agli avversari. Abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, troppe ripartenze. È una squadra cinica, non deve sbagliare queste situazioni qua. Troppe volte ci siamo trovati uno contro uno, due contro due, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la palla in uscita. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. E c'è da dire che al termine della gara la comitiva del Savoia è partita molto in ritardo dalla Dino Liotta per i controlli antidoping, a sorpresa che quest'anno la Lega ha voluto introdurre anche in Serie D. Per il pullman del Savoia è riuscito a partito solo nella prima serata da Alicata per raggiungere Torre Annunziata solo nella tarda mattinata di lunedì. Questo era quanto successo alla Dino Liotta con il Licata, che conquista questi 3 punti in classifica, ma andiamo a vedere invece cosa è successo negli altri campi della Serie D nella 12ª giornata in questo servizio.
Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita a Licata. Al guido di Ippolito Di Lamezia, emozione e gol a raffica nel derby calabro tra Sambiase e Cosenza. A sbloccare il match il Sambiase con Porpora, libero in area di incornare su azione d'angolo per il vantaggio lamentino. Vantaggio che però dura solo 4 minuti, ci pensa Moschero con una bella girata a pareggiare le sorti del match sul presunto fuorigioco. Sorpasso ospite al 55esimo con Fiore, dal cui piede parte e finisce l'azione con un bel piattone che si infila all'angolino basso. Ma come nel primo tempo arriva subito il pareggio a firma Porpora, che risolve una mischia in aria mandando la palla in rete. A 10 minuti dalla fine il nuovo vantaggio Cosenza con Arcidiacono, che è lanciato splendidamente in rete da Mosciaro, evita in uscita Andreoli e deposita la palla in rete. Passano 5 minuti ed è 4-2, Cosenza ancora con Mosciaro, complice una colossale papera del portiere di casa, reo di aver oltrepassato la linea di porta con la sfera. L'ultimo gol è di Ciancio, che al 93esimo su punizione toglie letteralmente le ragnatele nel set per il 3-4 finale. Colpaccio Ribera a Messina, i crispini di Totò Bruccoleri espugnano il celeste dove finora tutti avevano perso. Il gol 3 punti è opera di bomber Erpini, che dopo una bella triangolazione batte Taranto. Ribera che resiste tutta la gara addirittura con 2 uomini in meno per l'espulsione di Calvaruso e Cusumano. Crispini sorprendentemente in zona playoff. Mister Erra non sbaglia un colpo, conquista la terza vittoria consecutiva e lancia un chiaro segnale al campionato. La Gelbilson fa sul serio. Vantaggio con Stenè, che batte Perla quando mancavano solo 5 minuti al termine del primo tempo. Raddoppia ad inizio ripresa con Galantucci direttamente sul calcio di punizione, dove Perla nulla può. Il 2-1 finale è opera di Buon Arrigo, che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di mano in area di un avversario. Il palazzolo nelle mani di Orazio Pidatella è un altro palazzolo. 2-0 ad una Cireale sempre più in crisi. Primo gol giallo-verde di Impallari, che sigla l'1-0 al 35esimo minuto. 2-0 di Caputa, che chiude i conti quando mancavano una ventina di minuti al termine della gara. Agesi senza gioco e senza anima. La CR Messina espugna Lamberta di Cava dei Tirreni e resta in scia alla capolista Gelbison. Protagonista indiscusso della gara è Re Giorgio Corona, che è partito dalla panchina, entra nella ripresa e realizza il gol vittoria con un pregevole pallonetto. Domenica a San Filippo gli uomini di Catalano sfideranno i gialloblu di Pippetto Romano. Niente da fare per la Nissa, che nonostante l'ennesimo cambio in panchina non riesce a risalire la china e perde anche a Vibo Valentia. Disteni in vantaggio al quarto d'ora con Savasta, che trafigge l'estremo rossoblu Sarao. Pareggio calabrese al 33esimo con Marasco, che sigla l'1-1 superando il giovane Amendola incolpevole nell'occasione. Gol vittoria per la Vibonese di Zegatti, che al 60esimo regala ai suoi il ritorno alla vittoria dopo un periodo nerissimo. E siamo al prossimo turno, la 13esima giornata domenica vede diverse gare interessanti in cartello: Acireale Vibonese, Acerre Messina Licata, Agropoli Comprensorio Normanno, Cosenza Cavese, Nissa Gelbison, Noto Palazzolo, Ragusa Sambiase, Ribera Comprensorio Montalto, Savoia Città di Messina. Spicca tra tutti sicuramente il derby del San Filippo tra la CR Messina e l'Elicata, due delle squadre più in forma in questo momento. La CR che dopo alcuni passi falsi tallona la capolista Gelbison, che sembra non volersi fermare ad appena un punto. Arriverà al San Filippo un Licata forte dei suoi 5 risultati utili consecutivi, delle 4 vittorie, e certamente Pippo Romano, un ex della gara per aver militato, ora è allenatore chiaramente, ma ha militato sia nel Licata che nel Messina per parecchi anni, cercherà di fare uno scherzo al collega, alla squadra insomma del Messina. Vedremo cosa ne uscirà a fuori.
dovrebbe essere disponibile anche Vincenzo Riccobono, uscito malconcio domenica nella gara contro il Savoia, per lui un dolore alla spalla, però gli esami immediatamente effettuati nella giornata di domenica hanno escluso qualsiasi complicazione, quindi Riccobono dovrebbe essere tranquillamente aggregato alla squadra e si allenerà in settimana in vista di questa importantissima partita. L'anno scorso all'andata Licata-Messina finì 1-1 con un Messina che recriminò tantissimo per le tante occasioni da gol sciupate, al ritorno al San Filippo ci fu un 4-0 che non lasciò speranze in casa gialloblu, ma quest'anno la musica appare diversa. Dal calcio di Serie D a quello di promozione, pareggio della Sant'Angelo Licata sul campo dello Sporting Battiati, 1-0, risultato ad occhiali che comunque fa esprimere soddisfazione in casa Sant'Angelo, un punto prezioso in campo di una squadra certamente maschia e coriacea nel campionato di promozione, con la Sant'Angelo che a 15 punti si trova esattamente a metà classifica. Uno sguardo velocissimo agli altri sport, ancora una vittoria per la studentesca Licata, ieri domenica in casa contro il CUS Catania è arrivata una vittoria facile per gli uomini di coach Provenzani, che ritrovano tra i giocatori arruolabili Ivan Milite. La guardia licatese fino ad ora non aveva esordito in campionato per un problema fisico che l'aveva tenuto praticamente ai box sin dalla preparazione. Per lui alcuni punti è certamente una gara positiva per poter riprendere in qualche modo confidenza con il campo. Studentesca Licata che fino ad ora ha collezionato 4 vittorie e 2 sconfitte fuori casa, di cui l'ultima in casa del Grevina arrivata proprio sul filo della sirena. Questa era l'ultima notizia, Extra Time finisce qui, l'appuntamento alle prossime edizioni. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata.